Sensibilizzare le persone a donare il sangue nella consapevolezza che il gesto rappresenta un atto di civiltà e soprattutto di aiuto concreto a coloro che soffrono. Anche quest'anno il Lions Club Lamont Young di Napoli ha organizzato la manifestazione Un sangue chi te VIP. In quel di Piazza Vittoria, artisti del panorama campano e nazionale hanno donato il proprio sangue e cercato di far comprendere alla cittadinanza quanto questo gesto valga il bene di una vita. Ascoltiamo Michele Caruso, presidente Lions Club Lamont Young, e Raffaele Di Martino, presidente Avis. La quarta edizione, che è nata con il benestare del Comune di Napoli, che ha indetto questa come giornata cittadina per la donazione del sangue. Invitiamo tutti i napoletani a partecipare e a donare. Il leitmotiv di questa iniziativa è dona il sangue, dona la vita, e per questo noi invitiamo i napoletani, che sono sempre sensibili a questi eventi, a donare il sangue. Napoli sul fronte della donazione del sangue potremmo dire che non è che va tanto bene, tanto è vero che noi siamo costretti a peregrinare una donazione con le nostre automoteche dislocate in città. E questo ci serve soltanto naturalmente per aumentare e cercare di evitare quel gap che ci abbiamo rispetto alla necessità trasfusionale della nostra regione. Un sangue chi te VIP aiuta? Ah, certamente, è un momento di visibilità maggiore rispetto a quella che quotidianamente noi facciamo con le nostre automoteche. Intervenuta anche l'attrice Maria Bolignano. Bisogna donare il sangue perché è un dovere verso le persone che ne hanno bisogno, e perché anche noi potremo un giorno averne bisogno, e quindi se doniamo abbiamo un po' la speranza che qualcun altro faccia lo stesso per noi, quindi siamo un universo. Gianni, tu cosa ne pensi? Allora, io non so che dire, che ha detto tutto lei, però si abbassa, diciamo, dire che non è facile. Donate il sangue anche per il fatto che ci siamo svegliati appositamente per questa causa. Io a stento sto riuscendo a tenere gli occhi aperti. Perché è mezzogiorno, per noi è l'alba, no? Per me è l'alba dei morti viventi, guardate anche a lui, appunto perché.